da sempre fortemente impegnati sui temi della scuola e dello sviluppo e del sostegno alla scuola perché riteniamo che senza una formazione scolastica non ci sia futuro per un paese. Lo facciamo non soltanto in Italia, lo facciamo in tutti i paesi in cui siamo presenti, per esempio il progetto Play Energy, di cui parlerò tra poco, è fatto, svolto nei 9 paesi di maggiore presenza di Enel, quindi nei paesi in cui Enel è più radicata. Peraltro negli ultimi anni su vari progetti di dimensioni più piccole, Enel Cuore in particolare, che è la fondazione di Enel per le attività filantropiche, ha investito credo circa 3 milioni di euro su piccoli progetti di varia natura. Quindi noi crediamo fortemente che la scuola non sia una delle risorse, sia probabilmente la risorsa più importante per l'Italia e per gli altri paesi in cui operiamo. Fra le nostre iniziative più importanti c'è sicuramente Play Energy, che è rivolto agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie sempre dei maggiori paesi in cui operiamo. Serve fondamentalmente a sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sulle problematiche del mondo dell'energia, quindi cercando di stimolare anche idee che ci aiutino a fare innovazione in questo mondo, perché c'è fame di energia nel mondo, ci sono 1 miliardo e 400 milioni di persone che ancora non sono collegate all'energia. L'energia è vita, ma certamente questa vita deve essere bilanciata anche con l'esigenza di rendere il mondo più sostenibile in termini ambientali. I numeri di Play Energy sono davvero numeri, come dire, che fanno davvero pensare, perché abbiamo più di 400.000 studenti coinvolti, 50.000 studenti che hanno accesso adesso alla parte finale del concorso e saranno premiati peraltro a Expo 2015 e siamo molto contenti. Quindi il tema principale sarà coniugare energia e cibo. Noi crediamo che un altro tema molto importante sia quello di tornare a promuovere forme di le scuole professionali, gli istituti professionali e quindi scuole e forme di apprendistato scuola-lavoro, e sono contenta, lieta di dire che Enel è tra le prime società italiane ad aver approfittato di una riforma della legge Fornero che consente agli studenti di poter lavorare in azienda anche sotto i 18 anni, per cui noi in questo momento abbiamo in Enel 145 apprendisti che provengono da scuole professionali sparse sul territorio nazionale. Il percorso è di 36 mesi, 24 mesi dedicati a uno scambio scuola-lavoro e l'ultimo anno invece un anno di vero apprendistato presso Enel. Questo serve naturalmente ad aiutare gli istituti professionali, ma serve molto anche a noi perché i ragazzi che portiamo in casa alla scadenza del periodo dei 36 mesi sono certamente più formati rispetto alle esigenze di Enel.